porte spazio-dimensionali che oggi fanno parte, farebbero parte della fantascienza, ma che questa razza aliena, non solo questa ma anche altre, utilizzerebbero. Quindi non, ecco, prego. Tornando a bomba, a quello che tu stai dicendo, ripeto, UFO è oggetto non identificato, un qualsiasi oggetto, anche terrestre, che però non viene identificato, sì, da noi. Sì. Io posso immaginarmi che 20 anni fa, quando iniziavano a dar forma allo stealth, all'aereo invisibile, ai radar, qualche invisibile radar, esatto, qualche viaggetto qua sopra ci sia stato, che magari noi impressionati abbiamo detto guarda l'UFO, invece era lo stealth. Però per arrivare allo stealth, per arrivare a questo aereo invisibile, dalle forme strane, da questa colorazione scura che fa rimbalzare i segnali radar, non è da escludere che si sia potuto arrivare grazie anche a quella famosa base che si trova Area in 51. America, l'Area 51, dove chi lavora e chi muore non ha pensione e non ha nulla, perché dicono che non esista, dove sembra ci siano, diciamo così, degli extraterrestri catturati, dove si è parlato anche di un'operazione, di un'analisi autoptica, di un'autopsia, dove si afferma che ci siano proprio dei dischi volanti. In pratica, tu stai dicendo questo, che ci sia una sorta di concessione da parte della, certo, razza dei grigi, o forse anche della razza dei rettiloidi o di altre razze, ma in particolare quella dei cosiddetti grigi, delle concessioni alla principale potenza al mondo, che sono gli Stati Uniti d'America, e forse, per quanto ne sappiamo, nel loro piccolo anche alla Russia, anche se non è la superpotenza magari che può stare alla pari sotto certi aspetti degli americani. Concessioni per far cosa? Esattamente quello che secondo me sono state le battute finali della prima puntata. Noi esseri alieni sappiamo che voi americani ad alti vertici sapete che noi, è un gioco di parole ma è così, sapete che noi siamo qui, sapete che noi quando vogliamo prendiamo il giovane X, il giovane Y, la persona Z, di solito preferirebbero determinate fasce di età. Ho detto il di solito, e voi ci concedete questo, ci concedete anche di avere punti di appoggio, ecco qui per esempio le due basi aliene, che fra l'altro non sono in territorio americano ma in territorio italiano, ma l'Italia fa parte della NATO e c'è tutto un discorso, via dicendo. Voi ci concedete tranquillità e non reazione militare, però noi vi concediamo un po' di tecnologia nostra, non tanta, un po', e qui nascono certi aerei sofisticatissimi americani che vengono fuori magari all'improvviso, e noi ufologi ci chiediamo se questa è la conseguenza del rilascio di certe cose da parte degli alieni per avere una certa contropartita. Ritornando a bomba, a questo giovane signor X della provincia di Pordenone, ma tu hai creduto sin dal primo momento? Allora, il primo momento investigativo non si crede, non bisogna mai cadere. Lui come è arrivato? Con una telefonata? Perché sì, sostanzialmente ormai si è conosciuto tutta Italia, sì, esatto, quindi una telefonata, ci mise in contatto, poi via via ore. Ti ha mai detto lui se magari sono stati i grigi a chiedere a lui di mettersi in contatto con te? No, non credo su questo. No, io non gli ho mai fatto la domanda, è stata una cosa spontanea, meccanica, perché appunto dicevo prima, sono molto conosciuto ormai nel Triveneto, non solo del Triveneto e così via. No, ma al di là di questo, con l'investigazione, investigando, vedendo che i suoi discorsi erano sempre coerenti, la sua modestissima cultura non lo faceva avere chissà quali tipi di informazioni, che queste informazioni che dava corrispondevano a determinate cose che venivano scritte su testi stranieri e così via. Tutta questa rispondenza e poi questa documentazione fotografica, che, come ripeto, è molto difficile valutare immagine dopo immagine, ed un giorno, qui è importante, in settembre
farò una rivelazione attraverso gli studi di Tele Pordenone, una rivelazione che è una scoperta che comunque è alla sua importanza, ma non toglie assolutamente nulla all'attendibilità del testimone. Tra l'altro, dicevo prima, tutto questo lo troveremo nel libro a dicembre, ma per essere ancora più chiari, chi mi entra non ascolta, questo signore qua, questo giovane mi ha portato qui alle 18-19, che lui terminava alle 5 e mezza, andava a casa, si lavava, cenava e poi prendeva e veniva qui. Gli veniva dato il rullino per le fotografie sigillato, lui entrava in questa zona qui e poi spariva, poi ritornava dopo diverse ore, consegnava il rullino, ritornava a lavorare, cioè la possibilità di fotografare determinate cose era impossibile, praticamente impossibile. Il fatto che il rullino poi veniva consegnato o al professor Chiumento o ai suoi assistenti, esatto, che portavano il tutto a stampare. Esatto. E ci sono foto incredibili. Dicevo, la foto del LEM oggi, il LEM, sapete, quella parte insomma che si è riuscita a calare sulla Luna portando i primi astronauti americani terrestri a toccare il suolo lunare. Fotografato il LEM oggi com'è? Fotografato qualche pianeta. Qualche pianeta. Laddove non poteva magari l'essere umano appunto giungere. La condizione culturale della persona non era e non è elevata al punto di spiegare a lui di che pianeta si trattava o di qualche cosa che... Esattamente. E da lì poi si è capito che insomma qualcosa non stava andando per il verso giusto, oppure... Una cosa importante, appunto, lui ha fotografato questo, lo assicuro da un punto di vista investigativo, ciò che gli alieni gli hanno fatto vedere attraverso quella sorta di oblò di cui i vari tipi di astronavi con cui faceva i viaggi, attraverso cui appunto poteva fotografare, lui, attraverso questo oblò lui entrava in... gli ha fotografato, esatto, qualcosa che gli alieni tra l'altro dopo gli hanno dato la possibilità di fotografare. Dopo queste puntate ci saranno ovviamente gli scettici, quelli che diranno vabbè, noi facciamo informazione, poi sta uno o l'altro a credere, ma a dicembre qualcuno si ricrederà, anche perché ci sono delle foto dove si vede insomma questa nave spaziale in mezzo insomma all'infinito, poi ci sono navi spaziali anche con punti di riferimento, certo, ci sono fotografie raffiguranti il grigio, certo, fotografie di un rapimento, esatto, sono più di 100 fotogrammi che lui ha in mano, credetemi che sono incredibili dal punto di vista proprio scientifico, nel senso che abbiamo un esperto di fotografia che dice certifico che non è un fotomontaggio, d'altro canto ci sono delle foto particolari, dici, cioè, rimani esterrefatto. Il fatto poi stesso che uno alle 17:30 vada a casa, finito di lavorare, fa la doccia, mangia, arriva in questo posto, si incammina, entra accompagnato dai grigi che dialogano con lui mentalmente, sale su un'area spaziale, questa qua si proietta fuori dall'atmosfera, si blocca, entra su un altro grande e comincia a girare. È una storia incredibile. È incredibile. 6 anni e mezzo sono tanti. Sei anni e mezzo. Ed è per questo, dopo 6 anni e mezzo, che io rinnovo completamente la fiducia nei confronti del personaggio. Non è, a mio giudizio, assolutamente uno dei servizi segreti, perché noi ci chiediamo, e se per caso fosse stato e fosse un agente dei servizi segreti che magari mi crea un qualcosa di perfetto, e poi magari viene rivelato qualcos'altro per gettare il discredito su di me, sulla ricerca ufologica nazionale, facendole subire un grande terremoto, un grande sconquasso. No, assolutamente io posso decidere di dire che questo giovane non fa parte dei servizi segreti. 6 anni e mezzo e oltre sono tanti. Lui ha fotografato. Cioè, in 6 anni e mezzo ci si accorge se uno dice, certo, balle. Ma poi anche il modo con cui. Scivola in alcuni... Ma certo, non sono settimane, oltre 6 anni e mezzo. E poi, per di più, lo torno a ribadire, che la pubblica opinione lo capisca, il mondo scientifico lo capisca, lui ha fotografato quello che gli alieni gli hanno fatto vedere attraverso l'oblò. Con queste parole,
Il telespettatore rifletta, perché io a settembre dirò qualcosa molto importante. Ripeto il concetto: il ragazzo non ha fatto fotomontaggi, non ha fatto nulla col computer. Monti, l'hai ricordato tu, non ha realizzato falsi, ha fotografato ciò che la razza aliena via via a bordo o dentro o fuori all'esterno dell'astronave, e quindi in questo caso attraverso una sorta di oblò alla quale tu fotografato anche Marte, vedi, insomma, vedi attraverso. Sono immagini offerte, fra virgolette, dagli alieni. Lui ha fotografato quelle immagini. Antonio, scusa, ma... Ma ci siamo capiti? Io penso, certo, di sì. In settembre dovremo parlare. Ma l'essere umano, noi, dobbiamo temere i grigi? Dobbiamo temere queste razze non terrestri, secondo te? Sì. 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 Perché, e qui cade... Sì, tu hai, un senso di paura? Faccio finta di non averlo qualche volta. Molte volte faccio finta e cerco di sopprimerlo, ma per motivi che tu hai ricordato prima, che la casa editrice X o Y, perché ora sono in trattativa, mi impongono di riservo certo, sul contenuto dettagliato del libro. Però nel libro ci saranno abbiamo parlato in generale. Il libro avrà quante pagine? 300-400 pagine. Ma ci sono degli episodi all'interno che desteranno molta apprensione da parte del lettore, e questi episodi sono ben sviluppati, ben dettagliati in ogni loro particolare, e danno delle forti apprensioni all'essere umano. Parliamoci chiaro, Antonio, se tu una bella sera arrivi qua e vuoi incamminarti lungo questa via, lo fai con cuore leggero? No, assolutamente no. Io non ammetto di non avere sufficiente coraggio di venire da solo in queste zone. Assolutamente no. Io mi auguro che il telespettatore non fraintenda su ciò che ho detto. Senti, un altro, diciamo, episodio al di fuori di questo che ti ha lasciato impressionato. Poi parleremo nell'ultima puntata, domani parleremo di un altro misteriosissimo episodio accaduto proprio in questa zona. Qual è stato in questo lungo periodo di investigazione un altro episodio che ti ha lasciato, diciamo così, perplesso, e allo stesso tempo, insomma, sei stato in qualche modo ringraziato per il lavoro che hai fatto? Beh, guarda, ora le date precise magari mi pare che risalga al 2001, perché ora siamo nel 2003. 2001 dovrebbe essere stato. Nel 2001, spero di non errare, c'è stato un caso che mi ha particolarmente colpito. Il caso di Monselice. Monselice in provincia di Padova. Era l'agosto, allora siamo, ripeto, nel facilmente locale 2003, l'anno scorso era l'anniversario, sì, 2001, estate del 2001. Tra l'altro, perdonami Antonio, in tutte queste puntate avete visto in sottopancia il nostro sito www.telepordenone.tv. Voi potete scriverci, questo è il nostro sito, però noi nel sottopancia abbiamo non il sito, ma abbiamo l'info, l'email, dove voi potete inviarci, perché no, le vostre considerazioni su queste puntate, ma anche, perché no, le vostre esperienze, che magari chi mento non lo sa, e nemmeno noi, anche anonime, ci potete dare comunque delle indicazioni, certo, con un vostro riferimento che terremo riservato, o magari su determinati episodi, quello che andremo magari a raccontare domani, c'è in questa sottopancia la nostra email, voi potete inviare la vostra letterina se, attenzione, avete partecipato, perché è una cosa che ha dell'incredibile, dello straordinario, una cosa che anche questa sconvolgerà molte persone. Sì. Non andremo a identificare le forze dell'ordine, però è accaduto qualcosa di strano proprio in questa zona, ma ne parleremo domani. Prego, Monselice. Sì, Monselice, due parole volevo dirvi. Ecco, Monselice coinvolge alle ore 23 circa di una sera dell'estate, lo ribadisco se non erro, ma non credo, del 2001, due signore che stanno
sedute, alle 23 d'estate comunque, sedute su una panchina in una certa zona di Monselice, che poi, sì, non è una zona isolata, è una piazzetta dove ci sono varie strade e così via. E per farle in breve al massimo, lasciando stare l'osservazione iniziale e quello che poi arriva sopra di loro, è un'astronave enorme, enorme, di forma sostanzialmente quadrata, una di loro è che si abbassa sopra di loro e rimane praticamente a pochissimi metri dalle loro teste. Una delle due va molto, come dire, si potrebbe dire, molto pia, molto credente, va ad abbracciare la statuetta della, di una Madonnina che si trova molto vicino lì, no? In quella edicola, è un'edicola dove c'era la Madonnina, e l'abbraccia, mentre l'altra viene come viene, è attirata, la sua attenzione è attirata, è stata attirata, va verso il centro dell'astronave, per dare un'idea al telespettatore. Dall'astronave scende un qualcosa che si abbassa ancora di più e un altro qualcosa va sopra la testa di questa signora. L'amica che aveva abbracciato la Madonnina le grida: vieni, vieni, vieni qui. E questa che stava sotto proprio praticamente sotto l'astronave faceva dei gesti, sembrava in trance. Ecco, questo episodio poi ad un certo punto è stata come destata dalle grida dell'amica e riesce ad allontanarsi ed andare anche lei vicinissima alla Madonnina. Quindi due testimoni, per dirla in breve: un'astronave enorme su Monselice, c'è stata una sorta di cosa di della creazione, come di una specie, a mio giudizio, di un isolamento spaziale, perché c'era una signora che stava annaffiando le piante sul giardino a una cinquantina più o meno di metri di distanza in linea d'aria, vedeva, sentiva le urla, vedeva la signora, una delle due, che gesticolava, che sembrava in trance, che guardava in alto, ma non ha visto l'astronave, mentre loro due sì. Una delle due, una non ha voluto più parlare, mentre l'altra è stata male per giorni e giorni e giorni. Poi l'astronave se n'è andata via in un certo modo. Questa astronave era una, io l'ho chiamata astronave perché era aliena. Era aliena. E quello che gli è capitato, perché oggi come oggi la signora in questione si chiama Lucia Quitadamo, quella che è andata verso la Madonnina e l'ha abbracciata, ha detto sempre a me: io ho passato dei momenti tremendi, terribili, terribili, e sono stata veramente male per giorni e giorni. Quella che non ha voluto poi parlare, però io so che ha detto, perché l'ho sentita io personalmente nella mia voce di un telefono: stai zitta, Lucia, è un modo di dire, ovviamente, perché quello che ho visto io non l'ha visto nessuno al mondo. E allora, di fronte a testimonianze così, uno può essere ubriaco, l'altro può essere ubriaco, ma non tutti. Quindi hanno avuto un incontro ravvicinato, che piaccia o no a certi ambienti scientifici, con un'astronave aliena. Con un'astronave aliena. Grigi, rettiloidi, astronavi. Pensate che vicino a Firenze c'è un quadro che risale ai tempi che furono, ed è raffigurata una Madonna con un bambino Gesù. Alle sue spalle, piccolissimo, c'è un disco volante. Ma che ci sta a fare quel disco volante? In alcune zone dell'Africa o dell'Australia
o in Egitto e nella stessa Israele ci sono pietre risalenti alla notte dei tempi, dove stranamente sono raffigurati dei dischi volanti. Ma che ci stanno a fare i dischi volanti? Ma che cosa vogliono da noi gli extraterrestri? Domani ve lo diremo nella terza ed ultima puntata, raccontandovi un fatto del tutto particolare accaduto in questa zona. Alle mie spalle c'è un dirupo. Secondo le indicazioni del giovane, lui qui ha degli amici, ma non sono terrestri, sono alieni, sono grigi. Vero o falso? Noi ve lo raccontiamo, sta a voi poi decidere. Potete, vi ricordo, anche inviarci le vostre email nel sottopancia, in queste puntate c'è l'indirizzo. Appuntamento a domani con la terza e ultima puntata, protagonista il professor Antonio Chiumiento. Subito dopo la sigletta c'è il secondo appuntamento ferragostano. Abbiamo parlato di libri con Chiumiento, rimaniamo in tema di libri con lo speciale dedicato alla Pordenone, Legge It. Noi, per intanto, l'appuntamento lo diamo domani. Dedicato agli extraterrestri, dedicato al mistero, ad un mistero però che va concretizzandosi, che pian piano sta diventando parte integrante della vita quotidiana dell'essere umano. Come ho detto in queste puntate, in quelle precedenti, ci troviamo in una zona del tutto particolare. L'esatto punto non lo possiamo dire perché abbiamo dato la parola, insomma, al nostro ospite. Però vi possiamo assicurare che in questa zona quasi ogni sera un giovane pordenonese incontra i grigi, questa razza che arriva da un altro pianeta, dialoga mentalmente con loro ed è il passeggero delle loro astronavi. È una zona misteriosa solo nel calpestare la terra e le foglie che ci sono. Antonio Chiumiento, è l'ultima puntata di questo breve ciclo dedicato appunto all'ufologia. Io vorrei che in questa puntata, l'ultima, ci raccontassi un episodio inedito che è accaduto sempre in questa zona. Attenzione, non facciamo, l'ho chiesto anche, il nome delle forze dell'ordine. Voi sapete che in Italia ci sono tre forze dell'ordine: polizia, carabinieri, guardia di finanza. Poi abbiamo la polizia municipale, abbiamo le guardie forestali, ma le forze dell'ordine per eccellenza sono tre. Una di queste tre è intervenuta sul posto, ma io lascio a te insomma il compito di raccontarci questa storia, perché si tratta di una cosa vera accaduta qui in questa zona, o comunque nelle vicinanze. L'anno scorso, vai Antonio. Ecco, io molto sinteticamente dico, visto che tu chiedi al telespettatore ci credi, non ci credi, io mi rivolgo in questo momento al mondo scientifico, a tutti coloro che si reputano esponenti del mondo scientifico. La seconda puntata ho terminato cercando di riferirmi alla legge dei grandi numeri. Un ubriaco, due ubriachi, tre ubriachi, quattro ubriachi, cinque visionari, sei visionari, ma non tutti. La legge dei grandi numeri dice è impossibile tutti ubriachi, tutti visionari. Una cosa va detta. La seconda cosa, certi ambienti scientifici dicono gli UFO sono tutti sogni ad occhi aperti perché non si trova mai un osso di un UFO. Cioè non abbiamo mai un osso di un'astronave, osso fra virgolette, da analizzare.
Orbene, come vi ha detto pochi istanti fa e anche nelle altre puntate il direttore di Tele Pordenone, il pordenonese, la pedemontana pordenonese, sono delle zone particolari. Ci sarebbero i due punti di appoggio della razza dei grigi, c'è la importantissima base USAF strategica di Aviano. Quest'anno, 2003, si sono verificati anche dei cosiddetti cerchi nel grano, che non si riesce a identificare, uno in particolare a Ranzano di Fontana Fredda. Cosa manca? Manca un UFO o un pezzo di UFO precipitato, caduto? E l'opinione pubblica mi deve dare una mano. Il direttore di Tele Pordenone ha parlato di un indirizzo email, ma io poi mi permetterò di dare anche in questa ultima puntata il mio numero telefonico, perché ora vi sto per dare una informazione del tutto inedita, che io utilizzo soltanto i microfoni, si fa per dire, di Tele Pordenone. Io ho in mano, grazie alla collaborazione di validissimi collaboratori che rimangono del tutto anonimi, un documento scritto, quindi non è il parto di una mia fantasia notturna, di un mio sogno. Era il settembre dell'anno scorso, 2002. In una zona che può essere vicinissima a dove vi stiamo parlando, Bornas, Castaldia, la Pedemontana, limitrofa a queste località, ecco la scena. Determinate forze dell'ordine ricevono una chiamata da persone che non sappiamo chi siano, però le forze dell'ordine arrivano. E cosa trovano? Trovano un cratere largo 5 metri circa, profondo circa 3 metri. Attorno a questo cratere ci sono delle persone. Le forze dell'ordine scendono per verificare, per constatare se poteva essere attribuito all'esplosione di un vecchio ordigno. Per quanto mi risulta, non era l'esplosione di un vecchio ordigno, ma era qualcosa di veramente insolito. Era un metallo, quindi un oggetto fatto in un certo modo metallico, di colore grigio, emanava una sorta di vapore acqueo ed emanava, o emetteva forse meglio, una sorta di ronzio. Come vedete, la cosa era ed è veramente strana. Ad un certo punto arrivano, senza essere stati chiamati dalle forze dell'ordine, dei personaggi, io li chiamo, lo ripeto, non chiamati dalle forze dell'ordine. E ricordo all'opinione pubblica che ci troviamo non all'interno della base USAF, ma ci troviamo in territorio nazionale italiano. Questi personaggi dicono di far parte di una certa organizzazione che io per motivi di privacy non menziono, ma che comunque farebbero parte, presumibilmente, delle forze alleate. E prendono in mano la situazione. Le forze dell'ordine chiedono, fanno presente che stanno per informare i superiori. Questi personaggi li convincono a non rivolgersi a chi che sia, cioè non informare i superiori, perché tanto questo, chiamiamolo incidente, non aveva provocato né feriti né danni a cose di valore. Quindi loro non informano i superiori e dicono praticamente che era un pezzo di un velivolo
che si era staccato in volo ed era precipitato e che quindi tutto doveva finire lì. Quello che è strano è che, cioè strano nello strano, è che ad un certo punto le forze dell'ordine si rendono conto che non c'è più nessuno intorno. Cioè tutte quelle persone che erano vicine al cratere e che alcuni di loro, o uno in particolare, avevano chiamato le forze dell'ordine stesse, non c'erano più. Ad un certo punto questo enorme cratere è stato colmato, è stato chiuso, è stato riempito, tutto cade un po', come vi sentite, come avete capito, nel mistero. Ora io chiedo alla gente che mi ha ascoltato, c'è qualcuno di voi che ne sa qualcosa di questo episodio? Ecco, prima tu dicevi, tornando a bomba, di questo metallo che al tatto... Sì, non avevo dato questa caratteristica, tu me la stai ricordando. Ecco, al tatto... Della trasmissione mi avevi in qualche modo... Sì, ti avevo dito in merito. Mi ero dimenticato di dire che questo metallo aveva una particolare caratteristica, a detta delle forze dell'ordine che rimarranno sempre anonime, e non diciamo neanche di quale corpo facciano parte per motivi di privacy totale, soprattutto è una cosa così delicata, che questo metallo in buona sostanza poteva cambiare, assumere le più svariate forme, riprendendo sempre la forma originaria. Questo a me, ricercatore ufologo da oltre 25 anni, ma non penso soltanto a me, fa pensare un po' al materiale sarebbe stata formata l'astronave precipitata a Roswell, negli Stati Uniti d'America. Quindi io mi chiedo, questo episodio va inquadrato... Anzi, quasi non mi chiedo, per me sarebbe quasi la certezza qui. Era un UFO precipitato? Sì, ma allora, scusami. Un pezzo di UFO precipitato? O quello che si vedeva era soltanto la parte emersa dell'astronave? Cioè, la parte visibile dell'astronave e una parte era sotto? Ma quale pezzo? Perché la finale, la finale è nebbiosa. Non si capisce bene. Tu hai un documento ufficiale in cui... No, non è ufficiale, è un documento scritto non ufficiale. Però è un documento. È un documento scritto non ufficiale. Però che ti dicono? Non possiamo dirlo ufficiale perché, a quanto ci risulta, certo, non è stato fatto nessun rapporto ai superiori. Ma la mia domanda è questa, chi sono quei personaggi che sono arrivati... Senza essere chiamati. E dicendo noi siamo questi, questa sigla, chi sono? Sono veramente, farò parte dell'Alleanza Atlantica, cioè farò parte... Sono americani o sono alieni? Posso soltanto dire che ci sono delle annotazioni di questi rappresentanti delle forze dell'ordine che fanno pensare, fanno ritenere che l'atmosfera che era scesa in quella zona era un'atmosfera strana, un'atmosfera di apprensione, di paura. Apprensione, paura. Perché? Perché? Erano terrestri? Perché o erano alieni? Perché la notizia non è apparsa? E non lo so. Né da me, né... Ma perché non è stato fatto alcun rapporto ai superiori? Tu sei molto meglio di me, però, che la gente parla, no? Ed è quello che io vi chiedo. Cioè, dico, la gente solitamente si arriva a conoscere determinate notizie perché la gente parla. 4, 5, 6, 7 persone, X persone attorno a quel cratere, abitano qui, nella zona? Io darò il mio numero prima, certo, che finisce questo speciale, se volete lo do subito. Certo. 0434, prefisso di Pordenone, 554352. 554352. La privacy è garantita. Andrea ha detto che già dall'inizio ti abbiamo fatto un regalo. Ti abbiamo fatto un regalo. Cioè? Già dall'inizio della trasmissione, nel sottopancia, c'è
la email nostra e a fianco il tuo numero di telefono. La privacy è garantita. Il numero al tuo di telefono è in tutte e tre le trasmissioni. Ti ringrazio. Non avevo avuto l'occasione di dirtelo, ma c'è la tua email, la nostra email sulla sinistra e sulla destra il tuo numero di telefono. Ci sono persone che magari vogliono mandarci l'email, certo, o persone che vogliono telefonare direttamente a te. Ecco. Mary? Ecco, io vorrei che una di queste persone fosse all'ascolto. Adesso non sorridete, a cui non sia stata tolta la memoria, perché se quelli erano alieni non sarebbe da escludere che gli abbiano anche tolto la memoria dell'episodio. Che una di queste persone fosse all'ascolto, adesso non sorridete, a cui non sia stata tolta la memoria, perché se quelli erano alieni non sarebbe da escludere che gli abbiano anche tolto la memoria dell'episodio. Un incidente UFO nella pedemontana pordenonese, io posso farne tesoro di archiviazione e di divulgazione, ma ho bisogno di un testimone civile, di un testimone indipendente che mi dica la sua versione dei fatti, come realmente andarono secondo lui, in modo di poter lasciare completamente in disparte le forze dell'ordine e di, pur nella privacy più totale, di avere un supporto di un testimone civile. Ma se io ne ho parlato in questa terza puntata di questo evento è perché, come diceva Luigi prima, io ho un documento, la fonte è attendibilissima, ci troviamo in presenza di un osso di UFO, osso fra virgolette, o forse era una parte dell'astronave, ma comunque tutte le caratteristiche che vi ho detto prima farebbe pensare non a un aereo convenzionale più o meno sofisticato, ma a un'astronave di quelle degli alieni di cui si parla tanto oltreoceano. Guarda caso, è capitato qui proprio, guarda, sulla pedemontana. E come diceva Di Meo prima, che strano, anche se cade un pallone sonda e la stampa locale o Telepordenone ne parla, come mai un cratere di 5 metri di diametro e 3 metri di profondità è causato dalla caduta di un pezzo di un velivolo non ha avuto alcuna notizia? Ripeto, settembre, io ce l'ho la data precisa, ma diciamo, in uno dei primissimi giorni del settembre del 2002, dell'anno scorso. Quindi è un caso estremamente importante. Anche qui io mi gioco tutta la reputazione sull'attendibilità delle fonti, sulla presenza di un documento cartaceo. Non possiamo definirlo ufficiale in quanto, quanto ci risulta, non sarebbe stato trasmesso ai superiori, però guardate che qui c'era anche l'osso dell'UFO. Virgolettato. Pertanto, per cortesia, se cade qualcosa, se c'è un boato, perché l'attenzione è stata richiamata dal boato, dal frastuono, se c'è un boato, se c'è un frastuono e si forma un qualcosa, non voglio creare turbativa nell'ordine pubblico, ma chiamate me piuttosto che le forze dell'ordine, perché se chiamate le forze dell'ordine l'osso dell'UFO nel futuro va di nuovo perso. Se invece chiamate me, io mi metto in contatto subito con Di Meo e facciamo una tale documentazione che non possa essere, questa documentazione non possa essere assolutamente discutibile. E Di Meo, sono convinto, mi darebbe tutta la collaborazione possibile e immaginabile. Allora, altra, diciamo... Sì, non voglio andare contro le forze dell'ordine, eh. Cos'è quello lì? Prova a inquadrarmelo, cos'è? Ma cos'è? Un bellissimo cane, vedo. Io per la verità stavamo... ma cos'è? No, è un bellissimo cane, sì, però... Vedete? Se ne va da solo, lungo... È un grigio. No, non è un grigio, è un bianco quello lì. È un leone. Allora, è sbucato proprio dalla foresta così, mentre stavamo parlando. E se ne va. Volevo... Sì, non vorrei aver fatto fraintendimenti con le forze dell'ordine. No. Chiaro, se c'è qualcosa di particolare, chiamino anche me. Perché altrimenti, ancora una volta, la documentazione va persa. Certo, un'altra... Quella tangibile. Certo. Un altro momento, diciamo così, tuo particolare nella, diciamo così, stesura di questo libro che sarà sì. Le stampe a dicembre,
E un altro fatto importante che secondo noi è da sottolineare, cioè che in tutte le tue ricerche ti è capitato anche di poter assistere ad un fatto stranissimo, cioè che questo famoso ragazzo, questo famoso Mr. X che abita in provincia di Pordenone, ha avuto uno sbocco di sangue dal naso, ha un colpo di tosse, sarà il libro a dirlo. No, gli è uscito un pezzo di un ferro, un qualche cosa. Un pezzo di una specie di metallo. Di metallo. Una specie di metallo. Che tu hai fatto ovviamente, analizzare inviandolo a Pomigliano d'Arco. Sì, a un mio amico e collega, ma non è ufologo, io l'ho chiamato erroneamente collega, è un ricercatore che lavora per il Centro di Ricerche Aerospaziali Pomigliano d'Arco. Lui ha ricevuto uno dei due pezzi, che erano fuoriusciti, uno dal naso e l'altro dalla bocca. In particolare gli mandai quello fuoriuscito dal naso, appunto in concomitanza dell'uscita di sangue dal naso stesso, e non raccontai assolutamente nulla di tutte le investigazioni fatte sul giovane, ma dissi soltanto che era appunto uscito dal naso e basta. E mi è arrivato, dopo alcune settimane, mi è arrivato il responso, un lungo responso, delle fotografie fatte anche al microscopio, e che, e sono le sue considerazioni, faceva pensare il tutto a un impianto alieno. A un impianto alieno, intendendo alieno, un impianto fatto da qualcuno, da qualcun altro. Ma chi è che va a mettersi nel naso una cosa simile? Cioè anche il modo di rappresentazione al microscopio di questa sorta di metallo fa pensare come, io sono le sue considerazioni, come un qualcosa di, fra virgolette ovviamente, ricetrasmittente, cioè una sorta di impianto per presunto controllo. Ecco, allora, l'unico elemento, uno dei pochissimi elementi che sono fuoriusciti dal giovane e che mi fanno pensare a qualcosa di concreto, mi danno poi che cosa? Mi danno il riscontro oggettivo. Qui è un riscontro oggettivo. Non è, no, appunto, è un riscontro oggettivo di analisi. È una prova, diciamo, chiamiamola, è un qualche cosa in più che va, sta valorando le tesi del ragazzo. Esattamente. Questo è il punto. Per chiudere questa terza puntata, sperando poi di farne altre in seguito, quanti avvistamenti ci sono stati in questo 2003? 2003? Pochi. Sono andati a calare, no, rispetto agli anni passati. Sì, pochi casi abbiamo tra il 2003. E nel 2003 è stato caratterizzato dalla comparsa, lo dicevo prima, dei cosiddetti cerchi nel grano, pittogrammi. Qua volevo arrivare. Più che avvistamenti nel senso classico. Questi famosi e benedetti cerchi che abbiamo anche noi filmato a Ranzano di Fontanafredda e che voi avete addirittura filmato dall'alto grazie a delle gru, perché nella zona era vietato fare riprese con gli elicotteri. Avete scoperto la natura? No, convenzionale no. Perché abbiamo anche gli stessi segni che si sono stati scoperti in vari campi del mondo. Sì. Appartengono alla stessa specie. No, in particolare, allora andiamo per ordine. Per quanto riguarda le analisi fatte da un biologo, specificatamente al caso di Ranzani Fontanafredda, ci sono elementi di stranezza, sia nella presenza di particolari caratteristiche sia sugli steli che sui chicchi dell'orzo. Quindi questo porta la stranezza ad avere un coefficiente alto. Per quanto riguarda la geometria, chiamiamola, del pittogramma, perché così si chiama, del pittogramma di Ranzano, ricorda altre forme che si sono riscontrate a livello internazionale. Ecco, no, guardate, no, adesso io non sto scherzando. Ho molta sensibilità e non mi va di creare ancora più suspense, però vi posso dire che noi ci troviamo in questo posto particolare, in piena boscaglia, c'è un odore strano che ogni tanto arriva, un odore stranissimo,
come di olio bruciato, sì. È vero o no? Sì, qualcosa di bruciato. E non lo dico io, me lo dicono anche i tecnici. Un qualcosa di bruciato, sì. Sembrerebbe Dennis De Luca, da Tarcento, operatore di Telepronone, e Mario Velushek di Tarvisio, anche loro hanno... stati loro, io stavo zitto prima perché altri mi dicono invece è vero. Poi la comparsa di quell'animale stranissimo che come è arrivato se n'è andato. Non sono battute, ma è la semplice e pura verità. Constatazioni. Sì, qui io constato, il mio compito è come nell'antica Grecia, certo. Quello di raccontare quello che io vedo, quello che mi dicono. Poi sta a quelli che ascoltano o vedono dire ma figuriamoci o dire forse qualcosa è vero. Il compito mio è quello di portare all'attenzione dei telespettatori, in questo caso, la quotidianità, che può essere fatta di immigrazione clandestina, di lavoro, di rapine, di incidenti stradali, di politica, di sport, ma anche di stranezze. Che poi, se andiamo poi proprio a porci una domanda che chiude questo terzo ciclo, ma perché dobbiamo proprio essere noi in questo immenso mondo strano? Perché solo noi terrestri, no, in queste galassie? Non siamo soli. Assolutamente no. Non siamo assolutamente noi i soli esseri viventi, intelligenti e universo. Questo da un certo punto... che però mi devi anche qua dire se ho torto o no, che se un domani arrivassero in pieno centro questi dischi volanti e scendessero gli alieni, tutte le religioni cadrebbero. Ci sono dei problemi che dovrà affrontare anche la religione, forti problemi, ma talvolta negli anni passati qualche pontefice, se non ricordo male Giovanni XXIII, disse in estrema sintesi che la Chiesa Cattolica di Roma era sempre, come dire, sarebbe stata sempre in grado di accettare nuovi fratelli dallo spazio. E qui mi fermo. L'aveva detto, certo. Se non ricordo male è stato proprio Giovanni XXIII, non so in quale contesto, che lanciò l'idea di altri esseri intelligenti in universo e che la Chiesa Cattolica di Roma li avrebbe, come dire, accettati. Il problema è che mi viene dato da questa enorme esperienza di questo giovane pordenonese, non è che l'essere umano deve andare a investire miliardi e miliardi, se parliamo di euro, di dollari, per la ricerca della vita nell'universo. Quello che veramente ha dell'incredibile, per taluno, non per me probabilmente, è che sono già qui. Sono qui. Sono qui e non mi stanco di ripeterlo. L'ente spaziale americano probabilmente fa vedere quello che vuole far vedere. E allora c'è anche lì una sorta di fantascienza. Quale fantascienza? Da un lato vai a cercare la vita nello spazio, fai vedere che vai a cercarla. Dall'altro metti omertà, metti tutta confusione sulla presenza degli alieni già qui. Gli alieni sono già qui. Per me sì. Grazie. Grazie Antonio Chiumiento per averci, insomma, portato la sua esperienza in queste tre trasmissioni, sperando che siano state di vostro gradimento. In queste tre trasmissioni avete visto nel sottopancia, come si dice in gergo, un'email e un numero di telefono. L'email è la nostra, potete inviarci le vostre considerazioni, le vostre testimonianze. Il numero di telefono è quello di Antonio Chiumiento. Scrivetevelo, non si sa mai che un domani, chissà, possiate in qualche modo aver bisogno di lui. Grazie per averci seguito. Un appuntamento che spero sia stato gradito per conoscere ancora di più quello che forse in molti già conoscono, ma che non riescono in qualche modo a spiegare. Buon proseguimento con i nostri programmi.